La giornalista italiana Giovanna Chirri conosce così bene il latino da essere stata la prima a capire che il Papa stava rinunciando al suo incarico. È stata quindi in grado di bruciare i suoi colleghi sul tempo. Andiamo in Italia. Perché studiare una lingua che nessuno parla più? Ecco 5 buoni motivi per conoscerne una come il latino, antica di 2000 anni. Prima di tutto, per motivi culturali. Il latino è la lingua dei nostri padri e ci apre alla conoscenza del passato culturale da cui tutti noi veniamo. Ci dà una mano a rispondere alle fatidiche domande chi siamo e da dove veniamo. Il latino ci aiuta poi a conoscere a fondo le etimologie del nostro italiano. Anzi, la lingua latina è in realtà una giovane lingua italiana, perché si è evoluta naturalmente fino a diventare la lingua di Dante e di Manzoni senza interruzioni. Quando traduci, poi, effettui un processo logico molto complesso. Ragioni sul testo, risolvi problemi linguistici, pensi, ti eserciti per potenziare le tue capacità intuitive. Risolvere un problema di matematica, in fondo, non è molto diverso dalla traduzione di una versione latina. Gli antichi romani hanno anche gettato le basi per la costruzione della prima Unione Europea. Il loro grande impero lo hanno gestito non soltanto con le armi, ma anche con la forza dell'integrazione sociale e culturale, fino a concedere nel 212 la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero. Infatti, ed è questo il quinto motivo, molte lingue europee derivano dal latino. Conoscendolo quindi potrà imparare molto più facilmente lingue come il francese, il portoghese, lo spagnolo e il rumeno. Molti di questi piccoli campioni di latino e greco dichiarano che non sceglieranno facoltà umanistiche, ma seguiranno percorsi scientifici all'università. Per Beatrice Mondo, che si sta allenando anche per le Olimpiadi di matematica, non c'è nulla di strano. Io vorrei fare economia, però economia e finanza. Però sono sicura e me ne sto accorgendo già adesso facendo qualche test di allenamento o anche delle gare di matematica che il greco e il latino stesso mi aiutano perché i processi deduttivi sono gli stessi. Ciao a tutti, siamo un gruppo di ragazzi della classe 4 del liceo scientifico Leonardo da Vinci che con questo video desidera farsi portavoce di una riflessione a cui siamo stati chiamati dalla nostra dottoressa di latino oggi. Ha ancora senso? Noi, alla luce della nostra esperienza, pensiamo di sì e cercheremo di dimostrarlo. Il latino è importante perché è un segmento determinante del nostro passato, anche se più lontano. Perderlo significherebbe incidere su un passato più recente della nostra tradizione. Il romano ci ha lasciato in eredità non solo una lingua, ma anche una serie di libri che rappresentano una sorta di ossatura della nostra cultura. Ogni volta che si legge l'Eneide, per esempio, varrebbe la pena riflettere sul fatto che così facendo noi abbiamo un libro in comune con Giovanni Pascoli, Ludovico Ariosto, Dante Alighieri e Sant'Agostino, e persino col grande imperatore Augusto, che ha voluto che Virgilio scrivesse l'Eneide. Questo è un filo che ci lega al passato e che noi non desideriamo spezzare. Se perdessimo Virgilio e l'Eneide, perderemmo anche Dante e tutti gli altri. Perderemmo la nostra cultura. Se guardiamo attorno, in qualsiasi angolo della città in cui viviamo, vediamo che tutto ci parla del mondo antico, della classicità. Possediamo una quantità incredibile di monumenti della civiltà romana e non solo di beni artistici, architettonici, che ci parlano attraverso la lingua latina. Monumentum deriva da moneo, che significa far ricordare. Senza la lingua latina, che cosa potrebbero fare? Con proprietà e correttezza, oggi è fondamentale. Soprattutto perché vediamo che poche persone parlano con correttezza e noi non vogliamo che l'errore diffuso diventi la nostra. La cultura latina, pur essendo la nostra, appare a noi giovani soprattutto come altra, diversa dalla nostra. I romani attribuivano grande importanza ai riti in onore degli dei prima di una battaglia. Tenevano in casa serpenti e donnole, guardavano come si beccavano i polli. C'è davvero di che esserle curiosi e capire perché i romani si comportassero in questo modo. Conoscere queste diversità ci permette di capire che esistono mille maniere di vita contrarie alle nostre. In un mondo globalizzato, studiare latino permette a noi giovani di pensare che modi di vita diversi non sono necessariamente da considerarsi inferiori o barbari. Soprattutto che la diversità è ricchezza e non limite. I latini lo avevano capito, cogliendo tutto ciò che di bello riconoscevano nelle civiltà degli altri, la greca soprattutto. Questo si chiama sincretismo culturale. Per ultimo, ma non meno importante, veniamo al momento dello sport nazionale, il calcio.
Cosa c'entra il calcio col latino? Beh, in una recente intervista Andrea Stramaccioni, allenatore dell'Inter, dice che il latino gli ha lasciato il metodo. Me lo sono ritrovato nello scandire in una seduta di allenamento. Se non hai il metodo nello studio, non vai avanti. Se non segui la spiegazione delle declinazioni, fai una fatica terribile. E poi ti insegna a esporre i concetti, ti abitua a essere esaminato, alla discussione. E se lo dice Stramaccioni, che ha portato l'Inter ai primi posti della classifica del campionato italiano, il latino va proprio studiato.